Su Facebook continuano intanto a proliferare delle frasi farneticanti contro la gestione di Equitalia, l'agenzia appunto di riscossione crediti, che fino a poco tempo fa veniva denominata come Gerit. Ricordiamo, il pacco bomba è esploso intorno alle 12.30 nella zona di via Andrea Millevoi 10 a Roma, Ardeatino, ferito il direttore generale della società al quale era indirizzato il plico, Marco Cuccagni, ha perso la falange di un dito, ha riportato anche ferita agli occhi ed è stato trasportato al Sant'Eugenio dove è stato operato. All'interno dell'involucro è stato trovato un volantino con la sigla FAI, molto simile a quella contenuta nel pacco bomba recapitato appunto alla banca di Francoforte. Una situazione che potrebbe destare qualche preoccupazione. Che cosa c'è da aspettarsi? Che cosa bisognerà fare? Ci vorrà d'ora in poi cautela, magari nell'aprire la corrispondenza? Noi di questo ne parliamo con l'onorevole Achille Serra dell'UDC, ex prefetto di Roma. Buonasera. Buonasera. Buonasera, ben ritrovato su queste frequenze. Grazie. Purtroppo ci troviamo nuovamente a commentare un dato di fatto. Un fatto terroristico. Ecco, un fatto appunto, terroristico. Non volevo nominare, non volevo dire questa parola. No, io non ho mai timore delle parole. È un fatto terroristico, evidentemente, come che ormai va avanti da anni, perché io ricordo ero prefetto di Firenze e arrivò la stessa cosa a me. Ecco, infatti questo ricordavamo in privato poc'anzi. Sì, e arrivò la stessa cosa a me e fu l'intuizione di un mio collaboratore che si rese conto che qualcosa non andava in quella busta, altrimenti non avrebbero colpito me, avrebbero colpito la segretaria. Questo è assolutamente di una vigliaccheria senza pari, perché tu colpisci l'obiettivo se vuoi, ma tu sai bene che quella busta la può aprire chiunque. È veramente un atto di disgustoso e vigliacco. Ma detto questo, io credo che viviamo un momento estremamente difficile. Questo è un momento che mi richiama gli anni difficili all'inizio degli anni 70. Dio non voglia, e mi auguro veramente di sbagliare, che non dovessimo assistere a un crescendo di questi atti terroristici, che ora sono attribuibili, se non altro perché se ne fanno cura di dirlo che sono, sì, loro, gli anarchici. Sì, Federazione Anarchica Informale. Sì, non vorrei che poi si passasse ad altre forme di terrorismo. D'altronde allora c'era la scuola in subbuglio, oggi c'è la scuola in subbuglio, allora c'era una crisi nelle fabbriche, oggi c'è una crisi nelle fabbriche, allora c'era una grande crisi nel settore sanità, oggi non ne parliamo, allora c'era una crisi economica brutta, veramente brutta, oggi è devastante. Oggi è peggiore. Ecco, forse sì, sicuramente sì, però credo che il momento che viviamo adesso, dal dopoguerra ad oggi, non l'abbiamo mai vissuto. Ecco, però allora ci fu il substrato su cui si poterono appoggiare certe organizzazioni criminali e cosiddette politiche. Oggi questo è più difficile, però io credo che mai come in questo momento l'attenzione delle forze dell'ordine, dell'intelligence e della magistratura devono essere alte. Ecco, con questa esplosione in qualche modo appunto tornano, come dicevamo, purtroppo gli attentati di matrice anarchica, anche perché l'attentato di oggi fa seguito al pacco bomba destinato all'amministratore delegato della banca tedesca. Sì, ma vede, io non riesco neanche, non mi sono mai riuscito a dare una spiegazione di questi pacchi bomba. Ricorderà quello a Emilio Fede, sì, che ci andò a rimettere la segretaria. Io ricordo il pacco bomba a me arrivò dopo quel grandissimo successo riconosciuto da tutta l'Europa, riconosciuto dalle forze di destra e di sinistra, che fu il Social Forum di Firenze. Eppure arrivò questo. Allora la domanda è: sì, tu mandi questo pacco bomba, ma ci vuoi spiegare anche i motivi di questa, o è follia pura e basta? Ecco, non mi sono mai saputo dare una spiegazione concreta. Ecco, ma come bisogna vivere questo atto? Nel senso, bello, qui a Roma probabilmente c'è sempre anche un po' il ricordo di quello che accadde sul finire degli anni 60, nei primi anni 70,
la paura, magari che potesse andarci di mezzo anche qualcuno che poi non c'entrava niente, come diceva. Sì, però il primo obiettivo che si pongono queste organizzazioni, nel caso specifico io non parlerei di vere e proprie organizzazioni, ma parlerei di banderelle isolate, di gruppetti di anarchici, perché loro stesso lo rivendicano. Non, il primo obiettivo, a mio avviso, è quello di seminare la paura. Guai a farci prendere dalla paura, faremo il loro gioco. Un minimo di attenzione nell'apertura delle buste, questo sì, mi pare doveroso, ma guai a farci prendere dal panico. Non è ancora, e mi auguro non arriverà, non tornerà più il momento di farsi prendere dal panico. Ecco, questo ce l'auguriamo tutti, onorevole. Noi la ringraziamo davvero per le Grazie parole rassicuranti e per la disponibilità che ha sempre nei confronti della nostra emittente. a voi, a presto di nuovo. Grazie all'onorevole Achille Serra dell'UDC, nonché ex prefetto di Roma.